tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale Altro Umidigi anche quest'oggi. Dopo aver visto rapidamente, quindi vi dovrò dare una recensione dettagliata dell'Umidigi Z2 SE, eccoci con l'Umidigi One, un altro smartphone della famiglia con notch presentato da Umidigi, che in questo caso ha un display da 5,86 pollici HD+, con un lettore di impronte laterale che anche cela anche il tasto di accensione. È un dispositivo che senz'altro fa del rapporto qualità-prezzo una delle sue armi migliori e che comunque riesce a dare un'ottima esperienza d'uso con un prezzo che in questo periodo è offerto a circa 123 euro su Gearbest. Vi metterò il link per l'acquisto. Come vi dicevo, un dispositivo con un processore nuovo, l'Helio P23, che è comunque un processore che sta accompagnando tutti i medio gamma della casa in questo periodo. Android 8.1, 4 GB di RAM e 32 GB di storage interno, ovviamente espandibile. Nella parte sinistra vediamo il carrellino per le due SIM, al posto della seconda SIM può essere utilizzata una micro SD. Nella parte destra, questa è un po' la novità, questo lettore di impronte che anche cela il tasto di on off e il bilanciere di volume. Il lettore di impronte, che può essere comandato con il pollice, è abbastanza preciso ma non velocissimo a sbloccare. Vediate un attimino, lo sblocco è diciamo circa un secondino di distanza rispetto a quello che è la rilevazione. Il microfono secondario nella parte in alto e il microfono principale in basso con il jack da 3,5 mm mantenuto. La Type-C, che è un'ottima cosa per un dispositivo da 120 euro, assolutamente un bel plus. Una batteria da 3200 mAh, è un frame anche in alluminio, in questo caso alluminio che ha un trattamento lucido. Buona anche la qualità generale dell'assemblaggio, assolutamente non ho visto nessun problema. Il LED c'è di notifica in alto e il notch purtroppo in questo caso, come avviene per lo Z2, non può mostrare le icone di notifica, ma tant'è che in questo caso c'è anche il LED di notifica. È un po' tozzo, un po' pesante. A livello di fotocamera abbiamo le due fotocamere a semaforo nella parte posteriore. La colorazione, come potete vedere anche dai riflessi, è un'ottima colorazione. Il retro è in vetro, la colorazione Twilight, quindi è una colorazione che, come abbiamo visto per l'altro dispositivo Z2, permette comunque un ottimo gioco di colori e di luci. Purtroppo anche in questo caso Umidigi ha preferito dotarlo di una cover nera. Questo secondo me è uno degli errori che è stato fatto, perché ovviamente non può che nascondere quello che è la colorazione del dispositivo. Dispositivo che si muove molto bene, una ROM pulita, Android 8.1 Oreo stock, non ci sono aggiunte da parte del fornitore, tutte le bande sono supportate. Le fotocamere sono una 12 megapixel posteriore più una secondaria da 5 megapixel per l'effetto sfocato e abbiamo un flash in questo caso dual tone. Nella parte per frontale abbiamo la fotocamera per i selfie che è da 16 megapixel. Applicazione fotocamera in questo caso aggiornata è leggermente diversa rispetto a quello che abbiamo visto nello Z2 SE. Qui non ci sono grossissime opzioni, la possibilità di utilizzare una modalità sfocato che si chiama stereo, quindi la Umidigi ha preferito chiamarla stereo, come avviene anche per l'altro. È una modalità che permette una sfocatura del soggetto rispetto allo sfondo. Giocando con la profondità di campo, in questo caso simulata, possiamo fare uno scatto che permette di mettere in risalto il primo piano rispetto allo sfondo. Questa modalità secondo me crea anche degli artefatti, come potete anche vedere qui ci sono degli artefatti, quindi a livello di qualità e di scontorno non è assolutamente nulla di paragonabile a una fotocamera più seria che è una doppia fotocamera. Questo modulo secondario secondo me lascia un po' il tempo che trova. Buona comunque la qualità generale del dispositivo, come dicevo 120 euro, è un pochettino pesantino perché siamo circa 188 grammi e con la cover aumentano ancora di più, arriviamo a 200 grammi. Ma senz'altro si tiene bene in mano, perché un 5,86 pollici in formato 19 noni con il notch è comunque un formato che ci permette di essere molto molto maneggevole e renderlo molto ergonomico. E a livello di cornici un pochettino sono state lasciate, come vedete il vetro frontale è un 2.5D. nella gestione di quelle che sono la sensoristica, con questo Umidigi ha saputo avere un bel connubio di tutti quelli che sono i sensori disponibili, quindi abbiamo in tutta la sensoristica
l'accelerometro, sensore di luminosità, prossimità, bussola, magnetometro e giroscopio. Quindi tutta la sensoristica al proprio posto e funziona davvero bene. La batteria 3250 vi porterà sicuramente a sera, ma ovviamente è una batteria che non fa della sua autonomia un po' il punto di forza, ma quello che fa secondo me anche un po' la differenza è la qualità generale delle fotocamere, se utilizzate come singole fotocamere. Anche per quanto riguarda i selfie, la qualità è davvero buona. Andiamo a vederla, la fotocamera selfie, buonissima qualità secondo me, proprio anche lo scatto molto molto veloce, non mi aspettavo uno scatto così veloce. I dettagli che riesce a catturare sono secondo me di ottimo livello per la classe del dispositivo. A livello di qualità generale, a livello di prestazioni, non ci discostiamo da quelli che sono i dispositivi con Helio P23 visti finora. Aggiungiamo che il wifi nel dispositivo One è il wifi con modalità anche dual band, quindi anche 5 GHz, e la memoria interna è lasciata libera per circa 24,5 giga dei 32. L'espansione SD vi aiuterà sicuramente, e il retro in vetro è un bel plus, secondo me è una ottima biglietto da visita per un dispositivo da 120 euro. Ricordiamolo, questo è un dispositivo che con 4 più 32, con un ottimo processore, con il notch, riesce a garantire comunque una ottima utilizzabilità e una longevità comunque assoluta. Un dispositivo che... One si differenzia dal One Pro, che è il fratellone, per la differenza della RAM, che viene ridotta a 32 in questo, e l'assenza della carica wireless, quindi la carica senza fili con il suo caricatore a induzione, non è presente in questo dispositivo, ma per il resto le caratteristiche sono identiche, come è identico anche il pannello del display. Un dispositivo che secondo me merita assolutamente di essere considerato nella fascia di 120 euro, perché comunque porta in dote una compatibilità con ancora il jack da 3,5 mm, la radio FM, ha la Type-C che è comunque una porta di nuova generazione, il caricatore da 5V 2A, riesce a ricaricare la batteria 3250 in circa 2 ore e 20 e comunque garantisce, come vi dicevo, una giornata piena di utilizzo. Buono l'audio in riproduzione e anche in fase di chiamata. Andiamo a vedere anche a livello video come si comporta. Ovviamente potrete riprodurre tutti i filmati massimo in 720p, perché questo dispositivo ha un display 720p, quindi una 1500x720. Andiamolo a vedere. A livello di visuale è molto molto buono, il notch non dà fastidio, come vedete nella visualizzazione video è presente la parte stondata, ma niente di che. Buona la risoluzione, buona anche la fluidità. I tasti possono essere nascosti, il menu ha qualcosina a livello di traduzione che sicuramente manca. Le advanced feature sono in inglese, quindi non ci sono traduzioni in italiano per quelli che sono la parte di gesti e di un po' impostazioni personalizzati. Ci sono anche altre parti in inglese. Se andiamo a vedere il display in avanzate, abbiamo il Concave Area Display Control, quindi la gestione del notch, quale applicazioni lo chiamano Concave Area, perché il notch può essere utilizzato o meno per certe applicazioni, quindi farglielo utilizzare. Altre impostazioni sono praticamente tutte tradotte. Face ID è un Face ID ovviamente in modalità 2D con la fotocamera, sblocca in modo abbastanza rapido con la buona luce, niente di particolare. Andiamo a vedere anche le informazioni della sua ROM, una 8.1, come dicevo, 5 giugno 2018 la patch, e è stato aggiornato il dispositivo con una ultima versione del 22 di ottobre, quindi molto molto aggiornato. Spero che Umidigi lo supporti in modo adeguato e penso che questo dispositivo comunque sia un buon punto di partenza per chi vuole davvero avere un dispositivo che non ha nulla da inviare a dispositivi da oltre 250 euro. Quindi dispositivo che senza altro promuovo per il momento, né in attesa di andarlo un pochettino a recensire in modo più approfondito, come farò con lo Z2SE. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un like, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie, alla prossima!